La body art è una forma d'arte nella quale l'artista utilizza il proprio corpo come mezzo espressivo. È collegata a filo doppio con l'arte concettuale e la performance, due espressioni artistiche insieme alle quali si è sviluppata. A volte le rappresentazioni della body art vengono realizzate in forma privata e comunicate in seguito attraverso fotografie o filmati. Altre volte l'esecuzione è pubblica. La cosiddetta performance artistica può essere preparata in precedenza o avvenire in maniera estemporanea. Di solito non è prevista la partecipazione degli spettatori. La body art spesso ha un intento giocoso, ma molti dei suoi principali esponenti hanno concentrato il loro lavoro sul dolore o su rituali di resistenza. Sono molti gli artisti che hanno attraversato la body art. Gina Pane, Hermann Nietzsche, Vito Acconci, Marina Abramovic, Chris Bourdain, Orlan, Gilbert & George, Sterlach, Arnulf Rainer, Günter Brass e Rudolf Schwarzkogler, solo per citarne alcuni. La body art si è sviluppata tra gli anni 60 e 70 del Novecento e ha avuto un ritorno negli anni 90. Questo movimento è nato in Europa, ma tra i suoi rappresentanti ci sono anche alcuni statunitensi. La body art abbatte l'ultima barriera rimasta tra l'artista e il suo pubblico. Già l'astrattismo aveva abolito la forma, mentre il concettuale aveva compiuto un ulteriore passo avanti, abolendo addirittura gli oggetti. L'arte povera aveva rivalutato i gesti, così come la land art, che per attuarsi aveva bisogno di operazioni concrete sul territorio. La body art infine riesce ad azzerare definitivamente ogni forma espressiva precedente, riducendo la produzione artistica a un puro fatto teatrale, per il quale occorre solo il corpo dell'artista e la sua intelligenza creativa. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!